Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare un piccolo pezzo di torta, quindi appunto ottenere una cosa del genere. Questo appunto è il pezzo di torta ed è fatto interamente in panno Lenci, quindi sia diciamo la base, quindi proprio il pezzo di torta, che anche le decorazioni. Quindi in questo video vi farò vedere come realizzare la torta, quindi proprio la base, e poi le decorazioni, quindi queste piccole meringhette e poi queste diciamo stecchettine di zucchero. Il cartamodello per fare questa creazione, questo pezzettino di torta, lo trovate nel mio sito web, che vi lascio il link nel box di informazioni qui sotto. Quindi appunto troverete le dimensioni per fare la parte laterale, la parte superiore e anche il dorso, nonché anche diciamo, il cartamodello per fare le meringhe e queste stecchettine di zucchero. Ovviamente questo pezzo di torta è scalabile, quindi se lo volete fare più grande potete ingrandire appunto i cartamodelli e quindi fare il pezzettino di torta più grande. Io ho reso questa creazione come un ciondolo, infatti appunto c'è questo nastrino che può diventare un portachiavi oppure si può attaccare alla borsa, a un portachiavi già esistente, insomma che già usate. Insomma, poi veramente uno lo può usare come vuole. Io l'avevo fatti già leggermente più, cioè parecchio più grandi per il mercatino giapponese, però mi sono resa conto che secondo me grandi non è che sono molto, molto carini. Secondo me il pezzettino di torta deve essere piccolo, perché appunto se deve essere un ciondolo è meglio che sia piccolo, non gigantesco. Quindi appunto ho cambiato un po' come avevo fatto con i pezzettini di torta, quindi li ho resi un pochino più piccoli. Per dare diciamo un effetto più realistico a questa creazione, ho voluto mettere tutto intorno alla fettina di torta, questa decorazione che non è nient'altro che un nastrino a zig zag che io ho comprato su eBay perché non ho trovato praticamente una merceria vicino a casa mia che vendesse questi nastrini fatti in questa maniera e di diversi colori. E quindi appunto l'ho comprato su eBay e poi l'ho incollato appunto con la colla a caldo. In alternativa a questa soluzione, che secondo me però è tra le migliori, si può usare un color 3D come ad esempio questo che io ho usato diciamo, per le meringhe. Però secondo me non è proprio il massimo come idea, perché il color 3D, a parte il tempo che ci vuole per asciugarsi, una volta che si è asciugato, però rimane un tantino appiccicoso. Ovviamente sono gusti, quindi potete scegliere quest'altra alternativa. Il color 3D, però, poi l'ho messo appunto sopra le meringhe per dare, diciamo, un effetto di glassa, diciamo che cola, una cosa del genere. Anche qui dietro, appunto, sempre con il panno Lenci, è stata fatta questa decorazione perché, appunto, vuole rappresentare quasi una glassa che dalla base, appunto, poi, cioè dalla base, diciamo, della parte superiore, appunto, della torta, cola dietro. Io nel video vi farò vedere, appunto, come realizzare questa fettina di torta, quindi con questa combinazione di colori. Ma, come avrete visto, appunto, nelle foto iniziali, io ne ho fatte diverse, di diversi colori, cambiando il colore, appunto, di questa glassa. Però ovviamente voi potete benissimo farlo di tantissimi altri colori. Come sempre appunto io vi do uno spunto, un input, e poi appunto voi potete realizzare la creazione che io vi propongo come più vi piace e secondo appunto i vostri gusti. Una cosa che mi è piaciuta molto fare e che secondo me diciamo, aumenta l'effetto realistico di questa torta è mettere del cartoncino sui lati, cioè dentro, sempre dentro la torta, però appunto sui lati e sotto. Questo perché appunto rende rigida queste parti laterali e quindi appunto quando poi si va ad imbottire la fettina di torta appunto non c'è un allargamento laterale, che invece c'è ed è risulta abbastanza evidente quando appunto non si mettono i cartoncini laterali. Questa è una scelta del tutto mia e perché appunto secondo me è più realistica come cosa, però poi ovviamente questa è una vostra scelta, quindi poi dipende dal vostro gusto personale. Se vi piace dare un effetto un pochino più realistico, potete adottare questa soluzione, altrimenti non mettete il cartoncino. Il cartoncino può essere di qualsiasi colore, non è io l'ho usato appunto celestino, mi pare, nel video, perché appunto era quello che avevo in casa, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di colore, non è che c'è un colore migliore appunto da usare per questa creazione, va benissimo qualsiasi cosa. Poi tanto l'effetto è sempre lo stesso e comunque il colore non si vede
non traspare appunto dalla fettina di torta. Quindi appunto secondo me questa potrebbe essere una soluzione, un'altra soluzione che aumenta l'effetto realistico di questa torta. Quindi appunto spero che questa creazione vi piaccia, questo video vi piaccia. Per qualsiasi problema o dubbio ci sono sempre a vostra disposizione, lasciate un commentino sotto questo video e io cercherò appunto di rispondere a tutte le vostre domande. Per avere maggiori informazioni vi lascio il link del mio sito web, sempre nel box informazioni qui sotto, e lì appunto troverete il tutorial di questa creazione. Tutto l'occorrente per fare questa creazione è sempre nel box informazioni, quindi basta che li aprite e trovate sia i link utili che l'occorrente. Quindi di nuovo spero che questa creazione vi piaccia e quindi buona visione! Prendiamo i cartamodelli e poi li spigliamo sui vari pannolenci. Quindi un pannolenci color beige per fare la parte laterale e il sotto. E un pannolenci marrone per fare la parte di sopra e il dorso. E poi tagliamo. Per cucire usiamo un normale ago da cucito e del filo di cotone marrone. Quindi cuciamo la parte superiore con uno dei due lati. Poi cuciamo l'altro lato. Il dorso. E poi la parte di sotto. Uniamo quindi le due parti laterali e
Ed infine cuciamo quindi il dorso sulla parte superiore. Prima di cucire interamente quindi la torta, prendiamo dei cartoncini che hanno le stesse dimensioni del cartamodello della torta. Quindi inseriamo i cartoncini dentro la torta. Poi prendiamo un nastrino come questo e con le forbici ne tagliamo un pezzettino. Dopodiché imbottiamo. Quindi finiamo di cucire la torta. Poi nella parte laterale inseriamo il nastrino che abbiamo tagliato e quindi lo cuciamo insieme al pannolenci. Finiamo quindi di cucire la torta e poi chiudiamo il filo. Prendiamo poi il cartamodello della stecchetta di zucchero e lo spigliamo su un pannolenci color bianco. E poi tagliamo. Per realizzare la stecchetta di zucchero, prendiamo un normale ago da cucito e del filo di cotone rosa. Quindi arrotoliamo il pannolenci bianco . Inseriamo poi il filo in questo modo e lo facciamo girare tutto intorno alla stecchetta in questo modo. Poi chiudiamo. Prendiamo poi il cartamodello della meringa e lo spigliamo su un pannolenci color rosa. Per fare la meringa prendiamo un normale ago da cucito del filo di cotone bianco
Quindi facciamo passare il filo in uno dei due vertici di ogni spicchio. Poi, molto delicatamente, tiriamo quindi il filo. Aiutandoci poi con le mani si realizzerà quindi la meringa. Chiudiamo quindi il filo facendolo passare sotto la meringa, in questo modo. Incolliamo poi tutte le decorazioni sulla torta usando un po' di colla a caldo. Le incolliamo realizzando una composizione che più ci piace. Prendiamo poi questo nastrino a zig zag color marrone e lo incolliamo circa a metà della torta usando un po' di colla a caldo. Quindi lo incolliamo in questo modo. Mettiamo anche un po' di colla al centro per rendere più stabile il nastrino. Poi tagliamo l'eccesso con le forbici. Poi prendiamo questo color 3D nella colorazione rosa e ne mettiamo un pochino sopra ogni meringa. Dopo questo ultimo passaggio il lavoro è finito, come anche il tutorial. Queste sono tutte le fettine di torta che ho realizzato usando vari pannolenci. Quindi spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Quindi al prossimo video, ciao a tutti!